La struttura complessa di igiene ospedaliera dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona ha come mission la sorveglianza e le infezioni correlate all'assistenza. Tra i vari progetti c'è il monitoraggio settimanale delle infezioni chirurgiche, della razionalizzazione dell'uso degli antibiotici in profilassi e il controllo e monitoraggio della circolazione di microrganismi multiresistenti. Per quanto riguarda il primo progetto delle infezioni in area chirurgica, un progetto partito nel 1988 che ha visto innanzitutto la condivisione con i chirurghi dei protocolli di profilassi antibiotica. Questo ci ha consentito nel tempo una riduzione dell'uso degli antibiotici in ambito profilattico. E oggi abbiamo protocolli che raggiungono un'adesione superiore all'80%. Per quanto riguarda invece il monitoraggio delle infezioni chirurgiche, un monitoraggio settimanale, costruiamo una carta di rischi che valuta il tasso medio di incidenza e elabora due livelli, il livello di allarme e il livello di allerta, che ci consente di intervenire prima che possa capitare un evento epidemico. Questo monitoraggio ci ha consentito in questi 20 anni di avere un tasso di incidenza estremamente basso. Nel dato del 2018 abbiamo un tasso di incidenza del 2,06. Questo è un dato molto confortante. Altro aspetto fondamentale è quello della riduzione della circolazione di microrganismi multiresistenti, progetto che è iniziato nella nostra azienda come monitoraggio, ma che poi è stato esteso a tutta la regione. È fondamentale il supporto del laboratorio, che nel quotidiano comunica alla mia struttura i ceppi multiresistenti isolati dai pazienti e immediatamente viene informato il reparto per adottare le precauzioni nell'ambito assistenziale, delle precauzioni da contatto. Altro aspetto fondamentale che si va a verificare attraverso le checklist la correttezza di queste misure che devono essere adottate per evitare la trasmissione da paziente a paziente, e sono state anche affissi delle cartellonistiche all'interno delle strutture assistenziali per informare sia i visitatori che i parenti dell'importanza della lotta alle infezioni, che deve essere una lotta che vede coinvolti tutti i professionisti, quindi una lotta multidisciplinare, ma devono essere anche coinvolti i visitatori e i pazienti e i parenti, proprio perché rispettando le precauzioni si può ridurre la trasmissione da paziente a paziente. Inoltre sono state elaborate linee guida che sono state distribuite all'interno di tutte le strutture assistenziali della Regione Marche, e questo ci ha consentito una riduzione della circolazione dei microrganismi. Altro aspetto importante da sottolineare è che negli anni la Klebsiella multiresistente ha cominciato a ridurre la sua circolazione, anche se sta adesso prevalente l'isolamento delle Escherichia coli multiresistente.